Allora, buona domenica a tutti. Come sempre, per chi poi vedrà questo video eventualmente registrato, faccio passare qualche secondo per chi ha piacere di vederlo in diretta, visto che appunto in questo momento vado in diretta su Facebook e do sempre un minutino di tempo per chi appunto ha voglia di vedere questa puntata di una serie che io ho intitolato Buoni Esempi. Quindi intanto inizio a salutare chi si sta collegando e per quelli che mi conoscessero da poco, ribadisco che questa è una puntata che fa parte di un ciclo di video che faccio e sono tutti incentrati su buoni esempi, su buone pratiche, cioè su progetti che sono già stati realizzati. Quindi non sono semplicemente delle buone idee, ma si sono già concretizzati, quindi i risultati sono tangibili e che possono essere queste idee, diciamo così, copiate o come si dice, moltiplicate in tante altre parti d'Italia e probabilmente anche all'estero, anzi sicuramente anche all'estero. Comunque io parlo ovviamente di progetti realizzati quasi tutti in Italia. Qualche volta ho dato anche qualche esempio estero, oggi ne vedremo uno internazionale che però ha anche la sua filiale italiana, quindi assolutamente, per esempio, assolutamente presente anche in Italia. E appunto per quelli che mi conoscono da poco, tutti questi video di questa serie Buoni Esempi, in cui ho già raccolto diverse decine di buoni progetti che si possono appunto copiare e che hanno come caratteristica, come filo comune, quello di essere progetti quasi sempre portati avanti dalla gente comune, da cittadini normali, e quindi non sono progetti in cui c'è bisogno di grossi capitali, di grosse imprese, di grossi aiuti, ma sono quasi sempre progetti dal basso che però hanno risultati assolutamente concreti. Allora, questi video li trovate nel mio blog personale che si chiama Tracce, c'è una sezione che si chiama proprio Buoni Esempi, quindi trovate già 15 puntate. E ogni puntata ha 3-4 buoni esempi. Allora, in questa puntata di che cosa voglio parlarvi? Voglio parlarvi di una iniziativa che si chiama Patti di collaborazione. In buona sostanza, cosa si tratta? Si tratta del fatto che da qualche anno la legge prevede, anzi la Costituzione prevede quello che è il principio di sussidiarietà. Quindi privati e enti pubblici possono concorrere assieme per la gestione della vita sociale della comunità. Quindi qui si tratta semplicemente del fatto che tipicamente dei comuni danno in affidamento degli spazi che sono, diciamo, in disuso, che sono sottoutilizzati, male utilizzati, che sono abbandonati, sono stabili, piazze, delle zone appunto in disuso, le danno in gestione a dei privati, volontari, cittadini normali, che le possono utilizzare come vogliono e quindi ne fanno parchi giochi, ne fanno sale di incontri, ne fanno sale multiutilizzo, ne fanno, le riattivano, le riutilizzano, le valorizzano, le usano, le vivono a beneficio di tutti. Ecco, questo è un'idea che viene descritta bene nel mensile Altra Economia, e chi mi conosce sa che lo consiglio a tutti, il mensile Altra Economia assieme al mensile Valori. Ecco, questo nel numero 196 di Altra Economia viene spiegato appunto che ci sono già diverse centinaia di progetti di questo tipo in cui appunto dei cittadini utilizzano dei beni dati in concessione dal municipio e li rivalorizzano. Ed è un'idea che viene portata avanti da un'associazione che si chiama LabSus, appunto laboratorio per la sussidiarietà. Io vi faccio vedere un attimo la pagina web, vediamo se eccolo qua, quindi www.labsus.org, questa è la pagina del sito,
Questa appunto associazione è nata dopo la riforma della Costituzione del 2001 che appunto ha introdotto questo principio di sussidiarietà. E questa associazione si occupa appunto, tra le altre cose, di organizzare questi patti di collaborazione. E, anzi, vi faccio vedere ancora più dettagliatamente la pagina in cui hanno suddiviso le varie tipologie appunto di progetti. Vedete, patti di collaborazione per quanto riguarda l'ambiente, verde urbano, il benessere, beni culturali, coesione sociale, cultura, salute, scuola, sport e i siti dei comuni con cui sono già intercorsi questi patti di collaborazione. Quindi vedete Anagni, Bologna, Chieri, Ivrea, Macerata, Sondano Milanese, ma ce ne sono molti altri. E, quindi chi vuole, diciamo, saperne di più e capire come è possibile attivarsi come cittadini normali per impossessarsi di zone della città che sono state, diciamo così, abbandonate e che si possono rivalorizzare, può andare in questo sito appunto labsus.org e approfondire la materia. E quindi questa era la prima cosa di cui voglio parlarvi. Sull'articolo di Altra Economia vengono fatti diversi esempi appunto di ex parcheggi, di ex scuole, ex zone in disuso che vengono rivalorizzate dai cittadini. Altra cosa di cui volevo parlarvi, ed è sempre ben descritta, sempre nel numero 196 di Altra Economia, sono la ripubblicizzazione dei servizi pubblici essenziali. Ecco, questa è una battaglia che assolutamente è anche comune al Movimento 5 Stelle. E in questo articolo viene descritto come a livello globale, negli ultimi anni, ci sono stati più di 800 municipi a livello globale, quindi in tutto il mondo, più di 800 municipi che si sono rimpossessati a livello pubblico della gestione di servizi pubblici essenziali che fino a prima avevano dato in gestione ai privati. Quindi qui si parla naturalmente di acqua, si parla di energia, si parla di rifiuti, si parla di trasporti. Quindi 800 grandi comuni, che hanno 800 comuni, tra cui molti anche grandi, che hanno deciso di ritornare ad una gestione pubblica di quelli che erano servizi che erano stati dati in affidamento a privati e a società che agivano a scopo di lucro. Io solo un attimo vi faccio vedere la mappatura, vedete l'Europa la fa assolutamente da padrona e questi comuni hanno, diciamo così, riscoperto l'acqua calda, nel senso che si sono accorti che se viene ben gestito a livello pubblico è più economico la gestione appunto di un servizio pubblico, è più economica ovviamente se ben gestita, perché alla fine la differenza fanno sempre le persone e chi si occupa appunto di una determinata materia, di un determinato servizio. Il gruppo di lavoro deve essere naturalmente onesto, efficiente, competente. Gli esempi si sprecano. Oslo, per esempio, si sono ripresi la raccolta dei rifiuti, diversi municipi si sono ripresi l'energia e sull'energia io vi ricordo per l'ennesima volta, soprattutto per i nuovi amici, che c'è nella mia sezione libri indispensabili il libro sulla democrazia energetica. Non è un libro assolutamente di filosofia, ma parla in concreto di centinaia di cooperative pubbliche o formate da cittadini normalissimi che appunto si sono rimpossessate della produzione e della distribuzione dell'energia. Quindi io da molti anni vado ripetendo quello che negli altri paesi europei, in molti altri paesi europei, è la normalità. Cioè ci sono centinaia e centinaia di cooperative formate da normali cittadini che producono e distribuiscono l'energia elettrica, però senza quello scopo di lucro, che è tipico di un'impresa privata che
legittimamente vuole fare lucro, per carità, legittimamente ci mancherebbe altro, però ovviamente quando un soggetto privato ha come obiettivo quello di fare lucro, il comportamento può essere molto diverso da quello di una cooperativa in cui l'obiettivo non è il lucro, ma è dare servizio ai soci, dare servizio ai soci. Quindi se c'è un minimo di lucro viene semplicemente reinvestito per crescere, ma non è l'obiettivo, lo scopo di lucro. E qui in Italia per fortuna ne abbiamo di queste cooperative energetiche. Io stesso sono socio di due di queste cooperative e continuo a ripetere: mollate il vostro fornitore tradizionale di energia elettrica e diventate soci, bastano 50 euro, una volta sola, non sto dicendo 50 euro all'anno, sto dicendo 50 euro una volta sola e si è soci per tutta la vita di queste cooperative, appunto, che producono e vi portano a casa l'energia elettrica e voi non dovete toccare una virgola a casa vostra, non dovete toccare assolutamente nulla. Non si tratta di installare pannelli sul tetto, si tratta solo di diventare soci e viene fatto il cambio di fornitura tra il vostro fornitore tradizionale, attuale, e queste cooperative che vi porteranno loro a casa l'energia elettrica. Detto questo, appunto, ribadisco di questa scelta di più di 800 municipi di rimpossessarsi dei servizi essenziali, appunto, in campo idrico, in campo energetico, rifiuti, trasporti, eccetera. E questo, appunto, viene descritto nel numero di Altra Economia, il numero 196 di Altra Economia. L'altro giornale che sempre vi esorto di leggerlo, di provare almeno un anno ad abbonarvi, è Valori, e di Valori vi voglio menzionare questo articolo sui gruppi di acquisto solidale. Chi mi conosce sa che sono moltissimi anni che esorto tutti a entrare nei gruppi di acquisto solidale. Quindi questi gruppi, anche in questo caso formati da normalissimi cittadini, che semplicemente si scelgono i fornitori sia per beni alimentari che per altri prodotti e servizi. Ora, la novità di questo articolo consiste nel fatto che descrive una associazione tra gruppi di acquisto solidale, perché per risolvere il problema della fornitura costante di prodotti alimentari freschi, frutta e verdura, si sono messi assieme in maniera da avere un quantitativo di ordini sufficiente, una massa critica sufficiente a poter trattare appunto con i fornitori agricoli e avere un programma costante di acquisti in maniera da avere la sicurezza di poter comprare a un ottimo costo i prodotti ortofrutticoli, frutta e verdura, appunto, durante tutto l'anno. Ecco, pensate che qui si tratta di più di 50 gruppi di acquisto che si sono associati in una cooperativa che si chiama Aqueos, e qui abbiamo quindi un fatturato che sfiora il milione di euro all'anno. E appunto l'organizzazione di acquisti costanti per quanto riguarda la frutta e la verdura, quasi sempre da agricoltura biologica, e come sempre, come fanno tutti i gruppi di acquisto solidale, la scelta del fornitore è stata fatta direttamente e l'acquisto appunto viene fatto direttamente, quindi si riesce ad avere un prodotto di ottima qualità ad un costo assolutamente accettabile. Ecco, io spero che mi sentiate, mi ascoltiate, perché effettivamente ho il messaggio che ho la connessione debole, per cui spero che sia a posto. Poi, finito il video, me lo riguarderò, vediamo se sono riuscito a trasmettere tutto. L'ultimo buon esempio di questa puntata lo volevo fare su quelle che sono il mondo rurale, sia alpino che rurale, diciamo così, il mondo agricolo in generale. Perché? Perché esiste un'associazione internazionale e nazionale
permette lo scambio di manodopera contro vitto e alloggio per imparare a fare l'agricoltore biologico. Cioè questa associazione che si chiama, un attimo solo che è un acronimo piuttosto complicato, World Organic Food, permette di poter andare in tutto il mondo a imparare come si coltiva la terra in maniera organica, biologica, e non è assolutamente un'associazione a scopo di lucro, per cui viene fatto tutto su base, diciamo, di scambio, di baratto, quindi i soci tra di loro possono scambiarsi, diciamo, si scambiano favori e si aiutano reciprocamente e accettano anche, diciamo così, la presenza di ospiti che in cambio appunto del loro lavoro e del loro aiuto hanno il vitto e alloggio e a cui viene spiegato appunto come si coltiva in maniera organica. Ecco, questa è un'associazione mondiale, io vi faccio vedere il sito, diciamo, internazionale, però c'è anche il sito italiano. Allora, eccolo qua, questo è il sito internazionale. Vedete, questo è naturalmente in inglese ed è possibile appunto visitare fattorie biologiche in tutto il mondo, e questo invece è il sito italiano di cui io mi sono letto lo statuto in maniera di essere sicuro, diciamo, che fosse una cosa bene organizzata. E anche in questo caso appunto vi viene spiegato come è possibile accedere a queste fattorie e imparare appunto a coltivare in maniera organica il terreno. Leggo velocemente un commento di Luca Raiteri che mi chiede cosa ne penso della permacultura e della food forest. Food forest, non so cosa sia, immagino ovviamente dal titolo che sia la foresta che genera cibo, quindi ne penso tutto il bene possibile. Della permacultura ne penso ugualmente tutto il bene possibile, tanto è vero che nella mia sezione indispensabili trovi, Luca, un video della BBC, un video della BBC che si intitola Agricoltura senza petrolio e che appunto parla di come produrre cibo dall'agricoltura senza utilizzare il petrolio, e una sezione molto corposa è dedicata proprio alla permacultura. Quindi assolutamente sì, è un video che ho messo a disposizione ancora 6-7 anni fa, quindi decisamente a tutta permacultura, direi. Ultima cosa, sempre per quanto riguarda la parte di agricoltura, diciamo così, non standardizzata, non delle grandi multinazionali. Aspettate, prima rispondo a Luigi a Trevisan, perché quando mi fanno queste domande è mai possibile che non si può fare nulla contro il cattivo governo? Luigi, non ti offendere, ma è certo che si può fare. Democraticamente si vota. Democraticamente si vota, ogni volta che ci sono le elezioni si vota e ogni volta che c'è un consiglio comunale, un consiglio provinciale, un consiglio regionale si può andare a vedere, ci si può interessare, si possono fare domande ai politici, si possono fare moltissime cose. In Italia c'è la libertà, Luigia, puoi fare qualsiasi cosa che non vada contro la legge, ma soprattutto, come io vado ripetendo da anni, puoi cambiare i tuoi fornitori, perché se ci si lamenta del governo, ci si lamenta di chi sta sopra il governo, la grande finanza, le grandi multinazionali, e io da anni ripeto, se si acquista sempre dagli stessi soggetti, gli si dà sempre più forza. Quindi se voi utilizzate sempre la solita banca, sempre la solita assicurazione auto, sempre la solita compagnia elettrica,
non fate altro che perpetuare lo stato di cose. Io da anni ribadisco che ci sono le alternative ecosostenibili a questo, anche sempre le stesse cose da mangiare, nel senso dei produttori degli alimentari, visto che sappiamo che la grande distribuzione organizzata è in mano a 10 grandi catene multinazionali. Quindi Luigi, si può fare di tutto, si può fare di tutto, tranne che stare fermi, tranne che continuare a lamentarsi e limitarsi a lamentarsi. Puoi fare moltissimo, quindi sì, pensare che arrivino dei marziani a liberarci dal cattivo governo, no, non arriverà nessun marziano, nessun salvatore della patria, nessun uomo solo cambierà il paese, bisogna essere in tanti. Ecco, bravissimo Luca. Hai riassunto il concetto di consumo critico, esatto, bisogna che ognuno di noi, ogni volta che apre il portafogli, si chieda chi sto pagando, chi sto pagando, e il soggetto che sto pagando è un soggetto che si comporta bene o male? È un soggetto che rispetta l'ambiente e rispetta i lavoratori? Se non lo fa, perché io continuo ad acquistare da lui? Perché non ho alternative? Eh no, ce ne sono, e come alternative io nel mio piccolo ve ne do moltissime nella mia sezione, appunto, consumo critico, nel mio blog personale Tracce. Chiusa questa parentesi, vi do l'ultimo sito interessante per chi appunto concepisce l'agricoltura in maniera più umana, più sostenibile, più rispettosa, anche più solidale, e questo sito si chiama ruralpini.it, e questo è specializzato nell'agricoltura, diciamo così, montana, cioè di chi ha terreni, ha le sue fattorie, ha i suoi terreni di produzione, diciamo così, in collina, in montagna. E anche questo l'ho preso spunto sempre da un articolo che ho trovato su Altra Economia, in cui si ribadisce anche quello che anche il Movimento 5 Stelle dice da sempre, e cioè che l'agricoltura deve cambiare profondamente, nel senso che non dobbiamo lasciare il monopolio, l'oligopolio alle grandi multinazionali, ma dobbiamo tornare a essere coltivatori, ovviamente con i vantaggi di tecnologie più moderne, e soprattutto recuperare quelle che sono le aree abbandonate da tempo, cioè le aree collinari e montane, perché da tempo si sono abbandonate. Il bosco in Italia dal dopoguerra ad oggi è raddoppiato come superficie, ma soprattutto perché si sono abbandonate terreni agricoli. E quindi in questi terreni agricoli abbandonati è ritornato, diciamo così, un bosco selvaggio, poco manutenuto, e fra l'altro il bosco, se non si fa manutenzione, non assolve al suo compito di protezione idrogeologica, per cui il bosco va assolutamente manutenuto, tanto è vero che le associazioni dei forestali dicono che se noi torniamo a gestire il bosco in maniera corretta, avremo una serie enorme di vantaggi, perché noi oggi utilizziamo il 20-30% del legno che cresce ogni anno, quindi parliamo solo di ciò che cresce ogni anno, e ne importiamo moltissimo dall'estero. Quindi è assurdo, perché anziché sfruttare l'accrescimento nostrano, cioè il frutto dei nostri boschi, anziché utilizzarlo in maniera assolutamente sostenibile, importiamo legname dall'estero, migliaia, migliaia, migliaia di tonnellate di legname, che purtroppo può essere anche proveniente da foreste che sono veramente disboscate, quindi veramente quelle sì sfruttate nel senso cattivo del termine. E invece potremmo farlo qui in Italia, avremmo il legno sia per fare piccole centrali a biomassa, piccole, utilizzando le ultime tecnologie si possono fare centrali che emettono poche polveri sottili, però bisogna farle piccole, con raccolta da, diciamo, il più possibile a chilometri zero, quindi in un raggio limitato, e utilizzare appunto le ultime tecnologie. Poi ovviamente avremo il legno per l'arredamento e per le abitazioni, e anche in questo caso il paradosso è
che molto spesso compriamo il legname per abitazioni e per arredamento dall'estero, o peggio ancora, per esempio nel Cadore vengono gli austriaci, tagliano il legname assolutamente italiano, perché appunto parliamo del Cadore, portano il legname in Austria e lì ci fanno appunto arredamento o legname appunto per edilizia con il legno nostro, e poi infatti lo vendono come legno made in Italy, come legno proveniente dall'Italia. E le associazioni forestali dicono che noi potremmo creare 350.000 posti di lavoro, ripeto, 350.000 posti di lavoro più 100.000 di indotto in quei 1.800 comuni montani che si stanno spopolando, perché ovviamente le alternative lavorative sono in costante calo. Quindi il fatto di riprendere un possesso rispettoso, possesso rispettoso di colline e montagne, sia per la parte agricola sia per la parte forestale di utilizzo del legno, ha solo vantaggi per noi cittadini italiani. In questo sito, appunto, ruralalpini.it, il sito stesso è organizzato in maniera tale che le persone possono aiutarsi reciprocamente in quello che è l'agricoltura, appunto, montana, collinare montana. Quindi è un sito, diciamo, di assistenza reciproca, di aiuto reciproco, di scambio tra gli agricoltori che lavorano nelle zone collinari e montane. Ecco, con questo io queste tre notizie volevo darvi oggi, appunto, che sono a mio avviso interessanti e replicabili e utilizzabili un po' in tutta Italia. Ribadisco, chi ha piacere, nella mia sezione Buoni Esempi trova una quindicina di altri video con altre realtà assolutamente replicabili. Adesso vi metterò i link di questi siti che vi ho segnato in questa puntata, e come sempre l'appello è: se trovate interessanti queste puntate, condividetele con i vostri contatti. E altro materiale di approfondimento lo trovate nella mia sezione Libri Indispensabili, in cui ci sono una cinquantina di titoli riassunti. Sono libri che ho riassunto, ce ne sono 5-6 sull'energia, 6-7 sulle banche, e poi su tutte altre materie assolutamente pragmatiche. Non sono libri di filosofia o romanzi, ma sono tutti libri sulla vita, diciamo così, pratica, quotidiana, che dobbiamo affrontare. Basta, buona domenica, buona serata, e ci sentiamo ovviamente per le altre attività che svolgo durante la settimana. Buona giornata a tutti.